Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo quest'oggi in un nuovo video, come potete vedere, con una luce potentissima, semplicemente perché è la prima volta che faccio video con la luce dell'esterno e non le mie luci gialle di casa, ma semplicemente con le luci che arrivano dall'esterno. Sì, sono in canotta, ci sono 292 gradi all'ombra, se mi consentite vorrei anche un po' stare al fresco. Oggi ragazzi siamo qui per parlare per l'ultima volta di Cryptid e di altre piccole news. Allora, non ho caricato video per gli ultimi due giorni perché per l'appunto sto lavorando intensivamente per la creazione di Cryptid, per la creazione insieme di questo appunto progetto insieme a The Nick. Stavolta vi lascio il link del suo canale in descrizione, perché l'ultima volta che l'ho detto me ne sono totalmente dimenticato e non ho caricato assolutamente nulla, ma stavolta lo vedrete. Allora, semplicemente dovremmo rifare Cryptid da capo, quindi dimenticate i primi due episodi che avete visto l'anno scorso più o meno, ma ne vedrete totalmente di nuovi perché la storia cambia un bel po' e non sto qui a parlarvi, ma semplicemente ogni tanto c'era qualche piccolo spoiler. Sarà una storia molto intrigante nella quale dovrete essere voi a diciamo scoprire chi è stato e a trovare una via tramite la vostra testa, diciamo, per scoprire il finale prima che avvenga, ok? Perché c'erano molti tranelli nella storia, ne farò un video in merito anche The Nick, penso, e ciò appunto farà capire ciò che succede in sé nella storia e come andrà a finire, perché sarà anche un colpo di scena. Tutta la stagione durerà circa 8 episodi, dovrebbe durare, sì, che appunto è una stagione, in realtà è una web serie appunto che dura 8 episodi, perché vogliamo creare un qualcosa di ben mescolato, ben spiegato e specifico in tutto, perché sennò se la dobbiamo fare di più o meno 3-4 episodi non abbiamo il tempo di fare una bella sceneggiatura come vogliamo fare noi. Ok, non stiamo creando un film, però vogliamo impegnarci. Ormai su YouTube è davvero molto molto difficile crescere e si è capito ormai perché davvero in troppi cercano di far video. È davvero difficile emergere perché ormai tutti, finisce che tutti copiano tutti. Ok, ci sarà magari un gioco che è virale, appunto Fortnite come gioco. Però non è più come una volta che tu basta che fai un video e comunque riesci a farti vedere. Ora semplicemente così tante persone cercano di caricare video identici che purtroppo solo i migliori riescono a emergere, o quelli che comunque sono già emersi, che hanno già un buon tot di iscritti. Però invece canali davvero piccoli come me, The Nick, è molto molto difficile riuscire a farsi vedere, diciamo, in mezzo a questa grande folla di persone le quali vogliono farsi vedere, diventare tra virgolette famose. Comunque la parola famoso secondo me molte volte è usata un po' troppo alla leggera, perché una persona famosa è un conto, una persona che è un po' popolare, che diciamo un po' conosciuta, è un altro conto ancora. Però tralasciando tutto questo, appunto vogliamo impegnarci per riuscire anche a emergere da questa folla e far vedere cosa due persone possono fare, come appunto si faceva agli albori di YouTube, perché inizialmente si facevano molte cose del genere, molte diciamo web serie, molti video, cortometraggi, queste cose qua, e infatti buona parte delle persone che ora hanno una discreta fama su YouTube ne sono uscite così, appunto magari per aver fatto una buona sceneggiatura o un buon video così. Ma più che altro noi non vogliamo farlo giusto per guadagnare popolarità, ma semplicemente perché noi ci divertiamo a farlo e vogliamo vedere fino a che punto riusciamo ad arrivare in due. Semplicemente, ecco, è una cosa divertente, cioè è un hobby. Ecco, noi l'abbiamo iniziato per gioco e ancora vogliamo giocare, vogliamo vedere fino a che punto riusciamo ad arrivare. Adesso ci vogliamo divertire, dato che siamo in due estate, non abbiamo nulla da fare, abbiamo detto ok, facciamo Cryptid. Perché purtroppo abbiamo dovuto interrompere la produzione appunto per colpa della scuola, dei compiti, di problemi nostri, è tutto pesante, quindi abbiamo dovuto interrompere. Adesso però riprenderemo alla meglio il più possibile, proprio di prepotenza, state pronti. E se ogni tanto guardo lo schermino, perché mi vedo lì a fianco e mi viene fisso da guardare quello schermo maledetto, anche se dovrei guardare l'obiettivo ma non lo vedo perché ho la finestra che mi accega col sole. Ma cioè semplicemente, quindi aspettatevi un buon progetto, almeno spero che voi lo apprezziate, perché io e Nicolò ci stiamo mettendo davvero tanto ma tanto impegno nel farlo uscire perfettamente, in più con l'aiuto anche di parti esterne. Diciamo che sta diventando almeno per noi una cosa molto seria da affrontare, speriamo davvero che vi piaccia. Per il resto vi posso solamente dire di godervi gli episodi che usciranno tutti insieme, cioè non faremo pezzo per pezzo, almeno per ora questa è l'idea, ovvero che faremo uscire gli episodi, prima li faremo tutti, io programmerò l'uscita, usciranno tutti quanti sul mio canale, programmerò
l'uscita ne uscirà circa uno al giorno per appunto 8 giorni, così che avrete il tempo di godervi ogni episodio, cioè episodio per episodio, invece di caricarli tutti insieme, che magari poi verrebbero totalmente intasati o alcuni non li vedrebbero magari. E così almeno abbiamo anche una produzione più calma, ovvero che abbiamo almeno il nostro tempo per riuscire a produrli e a montarli, a caricarli, tutto quanto. E appunto, come sapete, la storia Cryptid si ambienta sul riguardo dei nostri due canali, i quali hanno un problema. Sarà il nostro lavoro riuscire a capire chi è stato, come fare e cosa fare, quando farlo. E sarà più che altro, diciamo, una corsa contro il tempo, quindi preparatevi perché sarà davvero tanta tanta roba e spero davvero che vi piaccia. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace. Ah, scrivetemi nei commenti, ve l'ho chiesto anche nello scorso video ma in pochi me l'hanno scritto. Scrivetemi nei commenti le domande per il FAQ, alle quali risponderò nel prossimo video. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!